GDPR, G sta per General, che è proprio l'idea di un qualche cosa che riguardi improvvisamente 28 stati. DP sta per Data Protection, perché in Europa non si parla di privacy comunemente, ma si parla di protezione dei dati. R sta per Regulation, che vuol dire regolamento, che nel panorama delle fonti internazionali si contrappone alla direttiva, perché la direttiva deve essere comunque attuata con legge nazionale, mentre il regolamento ha questa forza che immediatamente è attuabile in ciascuno degli stati dell'Unione Europea. In concreto sono tre i passi da seguire che sono essenziali. Il primo è avere sempre una mappatura, quadro, registro dei dati e del trattamento dei dati all'interno della realtà aziendale. E questo vale per la piccola azienda, per la media o anche per la multinazionale. Avere una mappatura dei dati, io l'ho definita come una geopolitica del dato, cioè sapere del dato che viene trattato, quando viene raccolto, come viene raccolto, dove viene custodito, ma anche dove viaggia e quindi il tracking del dato e anche quando muore, cioè per quanti periodi e per che periodo viene conservato. Il secondo punto è sicuramente comprendere se è necessario attuare un data protection officer, cioè una persona all'interno della realtà che sia un po' un presidio, un punto di riferimento del regolamento. Anche se il data protection officer non è obbligatorio, cioè è previsto solo per le realtà più ampie, può essere molto utile. Il terzo step è la gestione corretta delle fughe dei dati, dei data breach, che sono probabilmente la minaccia più importante che il regolamento evidenzia. Il capire quando è il caso di segnalare agli utenti delle anomalie con riferimento ai dati che li riguardino. Quindi gestione corretta dei data breach, geopolitica del dato, cioè una mappa costante e attenzione alle misure di sicurezza, all'analisi del rischio e alla previsione di eventi che possono colpire il dato. Questi sono gli step secondo me più importanti. Questo regolamento è rivoluzionario anche nella sua capacità di estensione di applicazione, perché è nato nella piccola Europa, ma è pensato soprattutto per avere effetto nei confronti delle grandi piattaforme nordamericane. Amazon, Google, Dropbox, Facebook e altro, Microsoft. Questo è molto interessante. La piccola Europa si pone all'avanguardia della protezione dei dati per tutti coloro che trattano i dati di noi europei anche senza avere una sede o un punto di riferimento in Europa. E quindi diciamo per una volta l'Europa è all'avanguardia con riferimento a un sistema di protezione dei dati che è veramente internazionale. Ognuno dei 28 stati è partito ad analizzare il regolamento e a personalizzarlo per la propria realtà. Questo da un lato è positivo perché ci permette di vedere che cosa gli altri stanno facendo e magari prendere esempio. Dall'altro lato è negativo perché l'idea del regolamento è proprio quella di creare un quadro per la data protection che sia comune a tutti. Quindi se il legislatore nazionale comincia ad essere un po' protagonista, tra virgolette, e voler personalizzare il quadro, salta il sistema del regolamento.